continuano le nostre audizioni e ovviamente conveniamo tutti che questo governo è una sciagura per l'Italia. Abbiamo tagli sulle pensioni, tasse sulla casa, tagli dei finanziamenti ai comuni, tagli per il PNRR. Dovunque ci confrontiamo, in qualunque settore, constatiamo soltanto negatività, conseguenze negative. Pensate, stamattina abbiamo incontrato ANCI per i comuni, 1,5 miliardi di tagli per i comuni, 10 miliardi addirittura di tagli per progetti dei comuni, delle città metropolitane per il PNRR. E attenzione, questi tagli saranno dolorosi non solo per la nostra economia, dove le stesse imprese ci dicono che non c'è nessuna misura per il loro rilancio, il loro sostegno, per la loro competitività. Ma immaginate ad esempio i tagli ai comuni. L'anno prossimo hanno smantellato il reddito di cittadinanza, ci saranno famiglie che si rivolgeranno ai servizi sociali dei comuni che non avranno risorse per le loro spese mediche, per sostenere gli affitti, per sostenere madri con figli, per sostenere tutto quello anche di che mangiare, e tutto questo verrà al pettine. Questo governo, ripeto, è una sciagura per l'Italia. Presidente, un commento sull'intesa con l'Albania sui migranti. Allora, è un progetto assolutamente irragionevole da qualunque parte lo si valuti. Stiamo parlando, ed è veramente incomprensibile, che ministri come Salvini, Tajani e Piantedosi siano lì zitti a recepirlo. È un progetto che Giorgia Meloni confeziona come una deportazione di massa temporanea che ci costerà tantissimo, distrarrà le nostre risorse in termini risorse umane, parlo delle forze di polizia, per accompagnare questi nostri migranti sul lembo di terra albanese. Ristrutturiamo loro caserme, ma noi ne abbiamo tante anche disponibili, per tenerli lì un mese, processare lì le loro richieste per l'asilo e poi riportarli in Italia, dove offriremo o asilo oppure non offriremo nulla, un foglio di via, perché non si riesce a rimpatriarli e quindi si potranno diffondere sul nostro territorio. Ma cos'è? Un ennesimo spot sulla pelle degli italiani. Ma noi italiani non siamo sciocchi, non siamo stupidi e non vogliamo essere trattati da stupidi da questo governo.